Gol fortunato che ha aperto la strada alla vittoria, una vittoria decisamente pesante questa. Sì, gol fortunato, è stato bravo a crederci, ma ogni palla che mette Emanuele è sempre pericolosa, quindi bisogna crederci sempre. Sono molto contento che abbia aperto un po' la partita e poi siamo stati bravi con col gol di Michele a chiuderla, diciamo. Conviene anche tu che questa squadra, non per fare un paragone rispetto all'anno scorso, ma in generale abbia una mentalità, una voglia di arrivare, una cattiveria che è difficile trovare? No, certo, infatti penso che il nostro punto di forza quest'anno non sia proprio il gruppo, è la mentalità. E questa sera ho visto proprio la squadra con gli occhi pieni di sangue, abbiamo capito che era una partita importante e siamo stati bravi a prepararla in settimana e riuscire a vincerla, perché diciamo che era uno scontro diretto e siamo stati bravi a portare a casa i 3 punti. Adesso dobbiamo continuare a allenarci duramente giorno per giorno e pensare a partita dopo partita, senza fare calcoli in niente. Secondo te è solo la Triestina quella che vi può mettere in difficoltà dal punto di vista della vittoria del campionato, o tieni aperta la porta anche alla tua squadra? No, come diceva il mister, è un campionato difficile, quindi questo Imolese, che è un po' la sorpresa di questo campionato, bisogna stare attenti anche sia all'Imolese che alla Triestina, ma anche le altre squadre che sono sotto, che si sono rinforzate. A noi dobbiamo pensare a noi stessi e lavorare sodo ogni giorno e pensare partita dopo partita. Senti, sei rientrato titolare, c'è un po' di alternanza, no? Come coppia, come partner di Candellone. Cosa ti dà il gol in questo senso? Dal punto di vista della fiducia e non solo. Penso che per ogni giocatore, per ogni attaccante che gioca lì davanti, il gol sia fondamentale, però sì, il mister è bravo a gestirci davanti, perché stiamo facendo tutti bene, ed è bravo a tenerci su con l'entusiasmo e a gestire bene il gruppo.